Una partita emozionante da seguire col defibrillatore a portata di tasca. Ne parliamo con il trainer ospite Diego Fortugno. Sì, la partita è stata bellissima, giocata a ritmi alti da due squadre che secondo me possono dire la sua per tutto il campionato. Peccato, eravamo arrivati al pareggio, non siamo riusciti a mantenere il pareggio, però alla lunga, se si vedono le occasioni, onestamente ha avuto ragione chi ha giocato meglio in campo. Io lo dico come allenatore della squadra ospite, però onestamente già nei primi 20 minuti loro hanno avuto più di un'occasione, siamo riusciti noi a passare in vantaggio, ma non siamo riusciti a mantenere il vantaggio. Peccato, un punto andava bene su questo campo, che è un campo difficilissimo, però pazienza, ci dobbiamo rimboccare le maniche e continuare il nostro cammino. Una squadra di carattere e personalità che, nonostante l'inferiorità numerica per un'espulsione regalata su un piatto d'argento, è riuscita a rimontare. Sì, allora i miei ragazzi, questo io stimo, perché non mollano mai, giocano fino all'ultimo secondo, e perciò su questo ne sono orgoglioso di loro. Però onestamente perdere una volta che siamo riusciti a raggiungere il 3-3 mi rammarica tantissimo, però come torno a ripetere non posso rimproverare niente ai miei ragazzi. E sul 3-3 avete avuto la palla con quella girata che è passata accanto al palo. Eh sì, è vero, ma purtroppo questo è il calcio, le occasioni, come si suol dire, dal gol mancato al gol subito. Niente, come ritorno a ripetere, ci rimboccheremo le maniche già dalla prossima partita e andiamo avanti così. Una bella partita giocata sugli opposti fronti, senza tatticismi e senza impingimenti, una partita vera. Sì, è stata una partita vera, come voi dite, è una partita maschia, però tutto questo lo dobbiamo grazie anche alla squadra ospite, che ha fatto un bel calcio anche loro, che non si sono chiusi sul 3-1, hanno sempre attaccato e niente, complimenti a loro. E prima che chiudiamo voglio fare i complimenti a tutta la società melitese, che per l'accoglimento e per tutto quello che ci hanno offerto. Comunque in bocca al lupo a loro e grazie di tutto quello che ci hanno offerto. Dottore Giuseppe Macheda ha sofferto molto in questa partita, nonostante la superiorità sia nel gioco e poi anche nella superiorità numerica per l'espulsione di un giocatore avversario. Buonasera a tutti. Sì, infatti la prima cosa che ho detto ai ragazzi è che quando si dimostra questa superiorità e si hanno varie occasioni da gol, la partita bisogna chiuderla, perché fin quando la partita è aperta c'è sempre il rischio di prendere il gol. Poi è successo che abbiamo sbagliato anche il calcio di rigore, nonostante le occasioni che abbiamo avuto a tu per tu col portiere. Loro fisicamente erano una squadra forte e giocavano su questo, infatti sono riusciti a trovare il gol su una palla lunga e hanno trovato il gol del pareggio. Il secondo gol ha fatto un gran gol il ragazzo, però non si possono tenere aperte queste partite quando sei in vantaggio, doppio vantaggio, e hai almeno altre tre occasioni nitide per chiudere la partita. Una partita che resterà nella storia come Italia-Germania 4-3 a Messico. Con le dovute proporzioni, sì, la si giocava un mondiale, qua si giocava una partita di campionato, che però, diciamo, per varie vicissitudini che ci sono corse quest'anno, era una partita fondamentale. Io infatti ho detto ai ragazzi che era fondamentale portare a casa i tre punti per non perdere contatto dalle prime posizioni, perché a mio avviso è una squadra che può dare tanto. Abbiamo vari elementi che per vari impegni scolastici non si stanno allenando, chi è infortunato, chi non si allena. Mi viene in mente ad esempio Toscano, che è un ragazzo che può dare tanto a questa squadra, però ha impegni scolastici al momento e quindi è poco presente al campo, però contiamo di recuperarlo perché facciamo affidamento su di lui. La freddezza dei campioni, l'enfant prodige Scaramuzzino, sul 3-3 è riuscito a riportare la squadra in vantaggio. Sì, vabbè, al di là del gol, della freddezza di Pasqualino, c'è da dire che ha dato anche una grande palla a Vincenzo Gurnari. Sono i ragazzi che possono fare la differenza, possono dare qualcosa in più. Anche Pasqualino ha avuto i suoi problemi e quindi ha cominciato a allenarsi. Saranno 20 giorni che viene al campo, aveva impegni, quindi siamo una squadra ancora, siamo un po' indietro di condizione, quindi, e nonostante questo fondamentalmente sul campo non abbiamo perso nessuna partita, e io confido molto nei ragazzi. E la cosa che mi dà fastidio è che i ragazzi forse pensano che io gli dica che siamo una squadra forte per convincerli,
però secondo me è così, è una squadra che può ambire a bei risultati, si possono divertire abbastanza, l'importante però è che si allenino, perché se non si allena non si migliora. 4 reti da sballo, ma almeno 6-7 quelle fallite, a parte il calcio di rigore. Sì, ci sono state varie opportunità sia nel primo tempo con... Una squadra in salute. Sì, fondamentalmente sì, perché la maggior parte dei ragazzi che erano in campo si sono allenati sempre con la prima squadra, perché fondamentalmente siamo un unico gruppo, quindi è da tanto che si allenano, però quelli che si risente un po' di ritardo di preparazione si vede che alla lunga calano, perché è una cosa fisiologica, è naturale, ma nonostante ciò però hanno sopperito alle mancanze atletiche con la voglia di vincere, di aiutare i compagni, e fortunatamente siamo riusciti a portare a casa i 3 punti. Che erano fondamentali. Mister Ciccio Scordo ha assistito alla partita, sentiamo la sua opinione su questo match, alla larga diciamo, perché se no... Ok, sì, oggi sono venuto a vedere i ragazzi perché mi interessa e mi piace, a me piace guardare i ragazzini giocare, quindi mi sono divertito e ho visto una bella partita. Una partita da seguire con la Coramina a portata di tasca. Sì, ma è bello quando ci sono queste partite così, che senza tanti tatticismi, è bella, bella partita. Mi sono partita detto. Gagliarda, maschia, tutta veloce. Bella, è una bella partita, bella con correttezza in campo, a parte qualche episodio. E faccio i complimenti anche alla squadra avversaria che ha qualche elemento di sicuro avvenire, di grande prospettiva. Siamo in compagnia di Terraz, pronunciamo sì, bene? Sì, benissimo. Una partita che eravate riusciti a pareggiare e addirittura avete avuto la palla del 4-3. Però purtroppo come ogni partita siamo sfortunati. Poi ci sono pure gli arbitri che fanno la loro parte, però... Ma avete giocato una grande partita. È stata sì una bella partita, 4-3. Resterà nella storia. Certo, come sempre. Quando veniamo qua a Merito, bel campo, gli allenatori, tutti... L'ospitalità è ok? Ok, non ok, super ok. Va bene, vi saluto che sono di fretta.